Finalmente l'Italia si muove. La Marina mette a disposizione di Marconi l'incrociatore corazzato Carlo Alberto. È il 1902. La Carlo Alberto, partita dal porto di La Spezia, supera lo stretto di Gibilterra e raggiunge il porto di Plymouth, dove Marconi si imbarca per Sydney in Canada, nell'isola della Nuova Scozia. Durante la traversata, Marconi collauda il nuovo tipo di ricevitore, il detector. Nella Nuova Scozia è stata installata la base di Glace Bay. Ora Marconi è pronto a ripetere la grande prova attraverso l'Atlantico in maniera ufficiale e definitiva. Questa volta la trasmissione avverrà nei due sensi. La lettera V e la lettera S attraverseranno l'oceano da Poldhu a Glace Bay e viceversa. Per oltre un mese i risultati sono negativi. Marconi non riceve nessun messaggio e continua a telegrafare a Poldhu in codice standard, 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 cioè ricevuto nulla. Si profila un insuccesso totale. Finché il 16 dicembre 1902 alle 7 del mattino, un telegramma annuncia la vittoria. A Poldhu sono arrivati chiari tutti i segnali. È il trionfo. I marinai e gli ufficiali della Carlo Alberto inneggiano alla vittoria e nel duro e implacabile inverno artico, con una temperatura di 30 gradi sotto zero, la bandiera italiana viene issata sul pennone. Edison dichiara: questo giovanotto mantiene più di quanto promette. Tutto il mondo si inchina al genio del giovane scienziato. Lo storico inglese Sewalls scrive: Marconi può essere considerato come il costruttore di una nuova epoca.